Bella a tutti i folli e bentornati su Darkfolle Channel, che è un nuovo video su Counter-Strike Global Offensive. Oggi sono qui a continuare la serie di sorveglianza, ovvero quella serie dove vado a revisionare delle partite e vado a bannare nei player nel caso siano dei cheater. Quindi iniziamo subito. Il nostro The Suspect, il nostro sospettato, si trova sulla mappa Dust 2, lato CT, quindi deve difendere. Dove si è fatta la prima kill con la Desert Eagle e adesso ha piccato il secondo in un modo abbastanza strano, dato che ancora non l'aveva mai spottato, però ci stava anche quasi per morire. Prima dei kill direi vabbè, ci sta una pushata in long, visto che c'erano gli ammazzati. Adesso vediamo perché l'hanno riportato. Possono averlo riportato perché è qualche script strano, oppure perché ha una mira abbastanza potente, oppure non lo so. Comunque, data il fatto che sta prendendo il P90 e che rush da buio basso, mi sta a indicare che questo è un Silverino che, boh, non lo so, non ha tanta mira. E sta andando nella mappa a caso, come se già sapesse dove sono tutti i nemici e non ha paura di essere preso da dietro. Ad esempio c'era questo messo nelle doppie porte di Long, è bello tranquillo. Gli ha sparato saltellando, boh, non ne ho la più pallida idea. L'ultimo si sta camperando fuori dalle porte di buio, vediamo se lui ci va o no. Sembra che con la visuale lo stesse fissando. Non so, non lo so ragazzi, questo qua mi puzza di Warlock. Cioè non voglio dirlo così su due piedi, però sì, mi puzza di Warlock. E siamo soltanto al secondo round. Vediamo che cosa ci farà vedere. Magari sparare in mezzo alle smoke e farsi l'ace, non ne ho idea. Comunque adesso ancora i nemici sono in eco, perché ovviamente hanno perso i due round. Sembrava quasi inutile, dato che non l'hanno neanche plantata, comprare questo round. Stanno facendo un semi stay in long, quindi sono tutti fermi che aspettano che qualcuno rushi. Infatti uno dei counter terrorist, ovvero Rettol, sta rushando e tra un po' ci muore abbastanza male. Tipo ora ci vorrebbe morire. No, non ci credo. Ma i terroristi quanto sono scarsi. Comunque non so se l'avete visto, questo qua in cattedrale non si era fatto spottare, però comunque lui l'ha piccato, gli è entrato in pre-fire e l'ha ammazzato. Ha fatto anche questi due kill abbastanza easy. Ora, come se già sapesse ci fosse uno in long, lui che cosa fa? Tira la flash e gli pusha contro. Eppure non era stato spottato da nessuno della sua squadra, dato che ancora nessuno aveva sparato. Si è fatto un'altra quadra di P90, come mira direi che fa abbastanza schifo, però sa sempre dove si trova la gente. E questa cosa mi puzza. Comunque adesso che i terroristi hanno le armi, vediamo come se la giocano. Il nostro sospettato è ancora col P90 pusha. E forse, ok, si è fatto l'unico carry in eco, che sfigato, se l'è beccato quello col P90. Adesso ha dietro di sé la WP, uno che arriva da buio basso. Lui pure già lo sapeva. Vediamo se va a piccare quello al T-spawn, perché tanto lui già lo sa che c'è un T-spawn. Ovviamente. Ovviamente lo sapeva. Vabbè, buttiamo questo P90, prendiamo la WP. Lui ha piccato a quello in mid, eppure quello ancora non aveva sparato un colpo. Quando l'ha mirato, quello ha sparato. Quindi, boh, ancora mi puzza sempre di più. Ed è rimasto l'ultimo che si trova in buio. B è pulita, quindi volendo lui potrebbe rushare, ma non capisco perché non ci va. Ha solo 9 HP, ecco il perché. Il nostro sospettato già sa che è lì. Ovviamente non gli poteva sparare in wallbang perché quella cassa non è wallbangabile. E si è fatta un'altra quadra. E vabbè, 12-0 sta facendo. Un bel 12-0 ci sta. Ha buttato anche la WP. Anzi no, 4 WP e un Negev. Non capisco perché lagga. Non sono io, perché dato che sono in modalità spettatore non posso laggare. Forse il cinema che, boh, non lo so. Ecco, ora che ha la WP, ragazzi, possiamo capire sempre meglio se ha il Warlock o no. E da come ha piccato quelli in mid, la cosa mi puzza. Adesso c'è uno che arriva lì, vabbè, si vedeva, si è fatto anche iper mega flashare. Adesso c'è uno là sotto, però ancora non sta piccando. Praticamente sono tre che pushano in long e uno in short. Ah, ecco, i terroristi si sono presi il P90, si vogliono vendicare dal sospettato che usa anche lui soltanto il P90. Comunque c'è uno in short, 75 HP, che di sicuro sarà preso da dietro dal sospettato, che secondo me ci muore perché AWP contro il P90 messi in short, non lo so, dipende da chi picca per primo. Dato che il sospettato già sapeva che era messo lì, ovviamente l'ha ucciso. Adesso sono rimasti gli ultimi 3 in long, quindi scontro 3 contro 3, 3 WP contro un P90, una WP e una K. Perché si sono presi 4 WP? Non lo so. Comunque, lui già sa che ci sono quei due che stanno pushando in long, ed è rimasto uno, penso alla WP, in pit. Sì, esatto. Vediamo cosa fanno. Lui aspetta, aspetta, aspetta. Ovviamente sapeva che stava salendo da quel lato e se l'è fatto. Hanno plantato la bomba, scontro, beh, 2 contro 1. 2 contro 1, vediamo cosa fanno. Ha 9 HP, ce la può fare ammazzare Wondi Strongi. Sospettato scarsissimo con la WP, eh?
Adesso si vede il Warlock, ragazzi, nello scontro uno contro uno, sempre meglio, guardatelo. Oddio, non ci credo, ha perso. No, il 14-1 gli hanno fermato, non ci posso credere. Devo fare l'applauso a quel terrorista che l'ha ammazzato. Comunque c'è la WP che lo sta piccando, lui già lo sa benissimo. Sa che tutti gli altri sono in mid, sbaglia pure a tirargli la granata. Entra in prefire, ha capito che la WP non fa per lui e quindi si prende il P90. Già mirava attraverso il muro a questo, già sa che c'è uno lì a sinistra. E va bene. Secondo me si va a fare dalla WP. Esatto, gli ha fatto headshot wallbang e gli ha fatto saltare la testa. Comunque stanno vincendo, no, i counter terrorist, non perché sono forti, ma perché hanno questo che sa un pochino tutto. Ovviamente, ragazzi, come ho detto negli scorsi episodi, non posso essere sicuro al 100% che questo cheaty, dato che può spottare i suoi compagni di squadra la posizione degli altri, dato che non posso sentire né la chat vocale né la chat testuale. Quindi molto probabilmente uno che a me non sembra un warlock può scrivere agli altri: guardate, sono tutti in long, io non lo posso sapere. Comunque, stanno lasciando 4 in mid e 1 in long. Quello con la WP ha perso già 50 HP perché ha preso una bella granata sotto i piedi. Però lo stesso riesce a farsi una kill. Adesso stanno pushando tutti i short con il P90. Si è fatto ittare dalla WP che era in long. Vediamo. Sospettato contraccetta. Boom, e se lo fa e si va a prendere la WP anche se è un'arma che non fa per lui. Adesso, come sono combinati? Secondo me i terroristi dovevano, esatto, dovevano ruotare in B, invece lo stesso sono voluti andare in A. Dopo che si erano fatti spottare tutti, sono morti malamente. Comunque, sono rimasti Robin e Dalmatian in short, tutti e due con la WP. Vediamo come se la giocano in questo minuto e 10 secondi, anche se già c'è il sospettato che ci sta andando da dietro. È inutile che shift, tanto ormai lo si è fatto spottare che c'è il Warlock grande quanto due case. Scontro 1 contro 4, riuscirà a farsi la quadra, si porta a casa una kill. Secondo me se ne porta a casa anche un'altra. Oddio, mi sono aspettato uno sputo e muore. Dai Dalma, ammazzalo, ti prego. Bug, complimenti. Anzi, voglio per forza che questo muoia. Comunque, la prova è stata abbastanza corta, se vogliamo dire, perché non abbiamo potuto vedere moltissimo. Come mira assistita, come abbiamo potuto notare, faceva abbastanza schifo, quindi prove insufficienti. Aiuti esterni non l'ho visto né bunny hop né che stavo assente per non farsi cacciare. Aveva lo script e lo faceva saltare, quindi prove insufficienti. Griffin non l'ho visto attaccare compagni di squadra, almeno più di una volta non l'ho visto, quindi prove insufficienti. Però visione assistita, ragazzi, secondo me aveva il Warlock. Non mi dite che era uno smurf, perché uno che rusha col P90 e che missa 20.000 colpi con la WP, per me non è uno smurf. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un commentozzo qua sotto per appunto lasciarmi il vostro parere. Vi ricordo anche di lasciare un pollicezzo qua sotto se volete vedere altri episodi di questa serie. Adesso invio il verdetto e ci becchiamo alle 17 con un nuovo video su Minecraft. Ciao ciao!